Buonasera e benvenuti alla prima puntata delle pillole del sale chiodato. Era l'anno 2003 e l'idea della produzione cinematografica fu immediata. Si reperirono fondi in tutto il paese, in tutto il mondo, e fu fondata la Aiuto, l'associazione internazionale uomini terrorizzati dall'oltretomba. Non sapevamo all'epoca quello che sarebbe successo, ma avevamo un'intuizione che forse avere paura dell'oltretomba poteva essere utile, poteva tornare utile per produrre film. E il primo film, un delirio allo stato puro, onirico, avente per protagonista ovviamente il Marola, noto narcisista, esibizionista, istrionico, che per festeggiare il suo 50° anno di età contribuì alla realizzazione di questo film autobiografico che si snoda su una traccia così vagamente onirica di questo bimbo che ricorda i suoi momenti dell'infanzia, la sua passione per le macchinette, e si incrocia poi con la storia del protagonista, che in realtà è un uomo adulto affetto da collezionismo patologico di tutto ciò che ricorda vagamente le automobili, e ovviamente tutto ciò si scoprirà è dovuto a un antico trauma di aver frequentato un negozio della città, il famoso Gian Matteo. Nel primo film già si intravedono quelli che poi saranno le caratteristiche stilistiche dell'Aiuto cinematografica e dei cazzoni che poi daranno ulteriori prove di regia, di recitazione, di montaggio e di musica e di post-produzione e quant'altro. L'Aero di macchinette ebbe delle ottime recensioni, fu visto più volte, fu proiettato, fu apprezzato soprattutto dai cinefili che vedevano nel film tracce di Buñuel, ma anche di Alfred Hitchcock, ma anche di Rossellini e perché no anche di Bergman, con una spruzzata anche di Quentin Tarantino. Questo sdoppiamento che tanto piacque alla critica mantiene ancora oggi tutta la sua forza e tutta la sua incredibile nullità, perché in realtà il film non significa assolutamente nulla, però come tutte le cose che spesso apparentemente non hanno un significato, di significati poi forse ne ha tanti. Il film fu realizzato grazie alla corta regia del mitico Carlo Giancarli, alle musiche, al montaggio, alle riprese, al doppiaggio del maestro inarrivabile Paolo Rosati, con l'aiuto, la collaborazione e la presenza fantastica del grandissimo Massimo Carlucci. Il film è diviso in due parti e quindi si vedranno in giorni diversi. Noi ci auguriamo che questo vi possa aiutare, dico aiutare, non si sa come, ma comunque, a sopportare meglio questo isolamento, che peraltro anch'io in questo momento sto subendo, anche se questo cielo azzurro che mi fa da sfondo mi rasserena molto, e quindi non mi resta che augurarvi, malgrado tutto, buona visione.
Correvo. Io da piccolo correvo sempre e nessuno sapeva qual era la mia meta, ma io sì. Un muretto e quattro ruote. E più in là, seduta a leggere una rivista, mia madre. Mi diceva sempre: vai avanti, vai, perché bisogna sempre andare. Ma io non volevo e mi impuntavo sempre. Il problema era che se le lasciavo un po' ferme, quando le facevo correre di nuovo anche sul pavimento lucidato con la cera da mia madre, si muovevano ballonzolando. Oh, cazzo, sei sporcata, sei! Mannaggia! Ma lo sai che i modellini c'hanno il problema che si ovalizzano le ruote come nelle macchine grandi? Non lo sapevi? Questo però l'ho scoperto quando ero già grandino. E invece delle macchinette... Ma prima di questo successe qualcosa in quegli anni, in quei giorni. C'era un tale che aveva a che fare con le banche. Un giorno mi fermò e mi disse: noi banche possediamo quasi tutto, case, automobili, strade, palazzi, persone. Tra qualche tempo saremo padroni di tutto, ma quando avremo tutto non avremo più niente. Secondo me era pazzo. Che bella la macchina 1 a 18 che mi fece vedere. Beh, la mia non era meno bella. Avrei voluto. Cioè, io non lo volevo fare questa collezione perché sapevo che mi sarei imbarcato, perché con i miei precedenti patologici da bambino. Poi cominciai a comprare il primo. Ad una svendita, e ho deciso poi che poi non ce l'ho fatta più, come una droga. Per me l'edicola è come il Serta. 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 Chi se ne frega? Meglio starsene ancora un po' con le mie 1 a 18. Questa. Quante ne immaginavo di corse e di macchinette. Sì, di macchinette. Quelle 1 a 43, le 600 multiple con lo sterzo che tornava indietro, sembravano immensi scarafaggi con la faccia torva e la coda strisciante. Perché ora che potrei starmene ancora con le mie macchinette, tu vieni e me le rubi.
Ma da dove vieni? Cosa vuoi sapere? Oh, I got one. Quel cazzo di campanello cinese che mio padre aveva comprato mi ha ossessionato. Buonasera. Dottore, grazie di avermi ricevuto oggi. Mi ha fatto un grande piacere perché io veramente sono disperato. Pensi, oggi ho rubato l'ennesima macchinetta nel negozio. Anzi, scusa, perché non mi fai la seconda voce? Ah, ma non ti ricorda niente questa canzone? Lo vedi anche tu. Non può continuare così. Allora non mi ami più. Sei così distante. Non vuoi capire. Capire cosa? Lasciami andare adesso. Ma scusa, scusami, lasciami la Chevrolet almeno. Questo è un trattore che ho comprato a Praga. Guarda, c'ha la prima, la seconda, la terza. Senti, senti. E persino la retromarcia. Ma non è da orgasmo. Ho fatto un sogno, o meglio un incubo terribile. C'era Giorgia dietro le mie spalle, improvvisamente, e voleva rubarmi il trattore. Walter, mi regali il trattore? L'ho freddata, toccatemi tutto, ma non il mio trattore. Ma lei ha risolto il suo problema? Ma se l'avevo risolti, stio ecco, cioè stavo qua. Walter? Ma non l'avevo uccisa. Ma lei si mette la tuta o il calcio la mattina? Abbiamo percorso col pensiero un lungo cammino per mostrare che la malattia ha profonde radici nelle basi prime dell'umanità. Considerati da questa ottica, tutti gli sforzi della medicina ortodossa e non ortodossa del nostro tempo sono di una miseria spaventosa. Gli uomini rinnegheranno tutto ciò che ha fatto di loro degli empi. Lanciati con me in un delirio di rigenerazione nobile e superba.